Buongiorno a tutti, è un vero piacere vedervi così numerosi oggi in piazza. Ciao, buongiorno. Allora, oltre a ringraziare voi naturalmente, ringrazio... Allora, oltre a ringraziare noi, ringrazio naturalmente i nostri illustri ospiti, il giudice imposimato e il dottor Vittorio Lodolo. Il loro nome era garanzia. Un saluto anche ai nostri alleati sindacati che oggi sono qui presenti. Ne siamo felici e sono ben accolti oggi, nonostante diciamo un periodo di relativa latitanza. Però viva l'unità! Il comitato organizzatore ha stabilito che ogni gruppo presente qua, perché che ogni gruppo presente potesse intervenire per dire la sua. Io rappresento il comitato civico quota 96. Dove siete? Fatemi sentire. Va bene, lo so, oggi non saremmo dovuti essere qui, saremmo dovuti stare da tutt'altra parte, magari in un mega ristorante a festeggiare il nostro pensionamento, se tutto fosse andato per il verso giusto e se al Senato non ci fosse stata quella vergognosa retromarcia del governo che ha sconfessata a poche ore di distanza quanto appunto aveva deliberato la Camera. E voglio partire proprio da qui, da questo stralcio. Voglio tralasciare i 31 mesi di lotta, di battaglie, di promesse non mantenute, di illusioni sempre disilluse ogni volta, perché come ci dirà il professor Lodolo, rigirare sempre il dito nella ferita fa male alla salute. Quindi questo lasciamolo stare, partiamo là, dallo stralcio vergognoso al Senato, perché voglio capire perché sia avvenuta questa retromarcia. Io ancora non me ne faccio una ragione, non me ne capacito, e per questo avrò bisogno di ascoltare il nostro giudice, che forse ci potrà ragguagliare in merito. Voglio capire perché il nostro emendamento, l'emendamento a firma Ghizzoni, che andava a correggere, e sottolineo ancora una volta, a correggere un errore creato dalla politica, quindi un errore che si sarebbe dovuto, a cui si sarebbe dovuto porre rimedio subito, invece non sia stato considerato congruo, non sia stato considerato non nella ratio del decreto pubblica istruzione. Noi ci siamo domandati e continuiamo a chiederci per quale motivo, se c'era invece un emendamento che rientrava nella ratio della pubblica istruzione, era appunto il nostro, che andava non solo a correggere un errore creato dalla politica inefficiente e pasticciona, ma addirittura favoriva su un piatto d'argento, favoriva l'opportunità al governo di stabilizzare i tanti precari che sarebbero subentrati al nostro pensionamento. Quindi la domanda è e rimane: che cosa si cela veramente dietro a questa retromarcia del governo? Cosa ci sta sotto? Perché c'è tanto accanimento verso questo gruppo sparuto di quota 96 insegnanti? Perché? Naturalmente non lo chiedo a voi, perché come voi vi ponete la stessa domanda, ma lo voglio chiedere direttamente al Premier. Matteo, dici, rispondici, che cosa c'è dietro alla tua repentina e inspiegabile retromarcia? Noi siamo vittime di un errore, e lo voglio sottolineare ancora una volta, di un errore contenuto nella riforma Fornero. Quindi tutte le motivazioni addotte per i continui rinvii, tipo per esempio l'effetto emulativo, non hanno motivo di esistere. Mi volete dire quale altra categoria lavorativa può vantare la nostra specificità lavorativa che lavora per anno scolastico e non solare? Solo la nostra, quindi l'effetto emulativo assolutamente non esiste. E se la legge è uguale per tutti, come ci dicono sempre, come recita esattamente l'articolo 3 della Costituzione, nel nostro caso
la legge invece non è, ci ha escluso, non è uguale per tutti. Per cui l'articolo 3 per noi è stato stracciato. È vero? Dove siete, amici del flash mob? Dove siete? Eccovi. Vai Enrico, flash mob. Vabbè, fatto. Uniti, vorrà del Chiara! Quindi ribadisco ancora una volta e lo sottolineo con tutta la rabbia che abbiamo in corpo, il nostro è un errore che va corretto e pure alla svelta. Quindi oggi stesso in Consiglio dei Ministri, anche se abbiamo saputo come notizia dell'ultima ora che proprio i provvedimenti che riguardano la scuola sono stati stralciati, quindi ancora una volta il governo Renzi, che ha messo la scuola al primo posto nella sua agenda politica, ancora una volta invece ci sta dicendo che di noi non gliene frega proprio niente. Pretestuosa che va avanti veramente da 31 mesi, manca la copertura finanziaria. Possibile che la copertura finanziaria manchi sempre soltanto per sanare il nostro errore? Noi lo vogliamo ricordare, noi non chiediamo né una deroga alla riforma Fornero né uno stravolgimento di questa riforma, chiediamo solo la correzione di un errore. Quindi i fondi, dal momento che noi 40 anni di contributi li abbiamo pagati, dove sono andati a finire? Li cercassero questi fondi, li cercassero. E poi escludere il nostro emendamento, io lo voglio ricordare pure al giudice, in commissione affari costituzionali la ministra Madia, al momento della quando si doveva votare approvare il nostro emendamento, la ministra Madia si è presentata proprio come rappresentante del governo e si è messa alla volontà della decisione della commissione. Due giorni dopo la stessa ministra al Senato presenta un emendamento soppressivo del nostro emendamento, proprio è andata a sconfessare quanto ha fatto la Camera, esautorando così il lavoro della Camera, proprio una vergogna senza fine. Guarda caso sono andati ad approvare un emendamento che con la pubblica amministrazione non c'entrava niente, il decreto salva giornalisti. Non solo, un emendamento che prevede il prepensionamento a 57 anni e con solo 18 anni di contributi, proprio una... L'altra motivazione che ci viene propinata da 31 mesi, il famoso balletto dei numeri. Ma quanti siamo? Siamo 4.000, siamo 6.000, siamo 9.000, non si riesce mai a capire quanti siamo e a noi non ce ne può fregare meno di quanti siamo. Noi siamo i docenti ATA, quota 96, sia che siamo 4.000, sia che siamo 9.000, abbiamo diritto alla nostra uscita. Tutti, siamo tutti ormai quota 101, 102, 103, quota 96 non esiste più dal 2012. Quindi questa, anche questa, sono tutte motivazioni create ad arte soltanto per creare confusione e per procrastinare sine die il nostro pensionamento.
quindi noi oggi siamo qua per cercare giustizia, per chiedere a Matteo, finalmente ci deve concedere questa, non concedere, ci deve riconoscere, mi correggo subito, non concedere, riconoscere. E un'altra cosa, non vogliamo essere messi in un calderone comune, noi siamo altra cosa, siamo quota 96, ex quota 96, e abbiamo diritto al riconoscimento totale per tutti del nostro gruppo. Matteo oggi ci ha detto il 29 vi stupirò, intanto ci ha stupito togliendoci dal Consiglio dei Ministri. Ti stiamo aspettando al varco, oggi siamo qui in piazza per rivendicare il nostro diritto che è stato leso. Quindi vedi di emanare alla svelta un decreto ad hoc per noi, perché ce lo devi Matteo, ce lo devi tu e tutta la politica rea di aver creato questo maledetto pasticcio. Non solo. Ci devi anche il rispetto e se vogliamo ci devi anche delle scuse per il ritardo con cui vi accingete a porvi rimedio con 32 mesi di ritardo, quindi inspiegabile. Appunto, oggi ci ha stupito negativamente, quindi stiamo aspettando ancora, aspettiamo. E infatti... Matteo, noi siamo qua, vedi di muoverti alla svelta, siamo qua, a te la mossa finale, ma che sia quella giusta. A tutti noi, forza Varis!